Il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, già è stato ospite di Radio Radicale per un filo diretto dagli studi catanesi dell'emittente radiofonica nazionale. Lobello, oltre a parlare di temi economico-politici internazionali, nazionali e regionali, si è sottoposto anche alle domande degli ascoltatori sulle sue recenti esternazioni in merito alle infiltrazioni mafiose nella protesta che giorni addietro paralizzò la Sicilia. Ma tra il leader di Confindustria e il movimento dei Forconi sembra aprirsi un dialogo mandando in soffitta le polemiche. Mi sembra di aver ascoltato delle parole sagge, penso di aver spiegato il mio punto di vista che è stato più volte travisato e quindi ringrazio Radio Radicale di avermi dato questa opportunità. La Sicilia non è solo mafia, clientela e nefandezza. Sì, questo è estremamente importante, cioè nel senso che Le realtà dove c'è una lotta alla mafia sono realtà in cui c'è una società che lotta alla mafia. La lotta alla mafia non è che nasce dal nulla, ci sono i magistrati e le forze dell'ordine, ma c'è anche un pezzo della società, del mondo economico, che lo fa in maniera rilevante. La Sicilia è stata soggetta in questi anni di forti innovazioni sociali, il mondo imprenditoriale è cambiato radicalmente e continua a cambiare, quindi dobbiamo guardare alla Sicilia, diciamo così, come una realtà dove ci sono delle patologie evidenti, ma queste patologie evidenti ci sono anche in tante altre parti del paese, in alcune parti ancora più accentuate, ma c'è una società civile ed economica che oggi sta dentro la migliore classe dirigente del nostro paese. Questo è bene che si sappia, perché proprio la lotta alle patologie del sistema è, diciamo così, l'indicatore forte di una classe dirigente che ha a cuore l'interesse generale della Sicilia e vuole rompere quel vecchio patto fatto di redistribuzione assistenziale clientelare che ha distrutto la Sicilia. Lobello, infine, a precisa domanda del conduttore di Radio Radicale, ha declinato qualsiasi ipotesi di sua candidatura a presidente di Confindustria Nazionale, mettendo così a tacere accreditati rumors che lo vedevano in corsa per la poltrona più ambita di Palazzo dell'Autonomia.